Buongiorno a tutti ragazzi, sono Bartomas con il di questo nuovo video. La trailer che finalmente ha rilasciato nuove formazioni di gioco a merito al nuovo Cold War e tratta del nuovo sistema di progressione del giocatore, tra cui anche la nuova modalità di prestigio. In questo nuovo Call of Duty l'esperienza guadagnata sarà unificata a Modern Warfare 2019 e Warzone, quindi sarà un unico sistema di progressione a livelli unificato, dove ad esempio potremo giocare solamente a Warzone e avere comunque i livelli aumentati sia di Cold War che ad esempio di Modern Warfare 2019. In questo nuovo Call of Duty la modalità prestigio funzionerà in modo leggermente diverso rispetto al solito. Infatti rifiorerà dai classici Call of Duty con l'integrazione di un sistema stagionale, quindi non avremo una singola modalità prestigio totale, ma avremo più modalità prestigi per stagione. Prima dell'inizio della vera e propria stagione 1 ci sarà un sistema di progressione leggermente diverso, che sarà composto in questo modo. Prima di tutto ovviamente bisogna raggiungere il livello 55 per poi poter entrare nella modalità prestigi. Questo livello 55 potrà essere raggiunto giocando ad esempio al multigiocatore di Cold War, oppure alla modalità zombie di Cold War, o a Warzone, oppure al multigiocatore ad esempio di Call of Duty Modern Warfare 2019. Dopo di ciò, appena entrati nella modalità prestigi torneremo a livello 1 senza perdere gli oggetti e le classi sbloccate e guadagneremo automaticamente il primo prestigio. Successivamente a livello 50 potremo sbloccare il secondo prestigio e a livello 100 il terzo prestigio. E qui termina la prestagione di questo nuovo Cold War. Successivamente, poi con l'inizio della prima vera e propria stagione, avremo il sistema di progressione completo, che sarà composto in questo modo. Come prima, bisognerà raggiungere prima il livello 55 per poter entrare nella modalità prestigi, che tra l'altro stavolta l'ingresso in modalità prestigio non dovrà essere selezionato come accadeva nei precedenti capitoli, ma sarà automatico, quindi sarebbe come passare dal livello 55 a 56. Ci saranno 4 prestigi per stagione, rispettivamente il primo prestigio a livello 50, il secondo prestigio a livello 100, il terzo prestigio a livello 150 e il quarto prestigio a livello 200. Dopo essere arrivati al quarto prestigio, ovvero aver raggiunto il livello 200, riceverete automaticamente il titolo di maestro prestigio. Avere maestro prestigio cambierà il colore del vostro nome e in più vi darà la possibilità di personalizzare l'icona del vostro prestigio. Raggiunto maestro prestigio sarà possibile arrivare fino al livello 1000 e nel corso di questa scalata ogni 50 livelli avrete delle ricompense. Quindi ragazzi, per ogni stagione potrete accumulare ben 4 prestigi per un totale di 1055 livelli. Al termine di una stagione la vostra esperienza verrà messa da parte e partirete di nuovo da zero con la nuova stagione. Però attenzione, non perderete nulla di quello che avete fatto, perché sarà possibile vedere uno storico di quello che avete fatto la scorsa stagione. In più manterrete ovviamente tutte le classi e tutti gli oggetti che avete sbloccato. Per adesso nel corso di tutte le stagioni annunciate ci dovrebbe essere circa 25 o più prestigi, quindi ci sarà davvero tantissimo lavoro da fare per ottenere tutti i titoli di maestro prestigio nel corso delle stagioni. Questo nuovo sistema aggiornato permette davvero molto bene ragazzi, e soprattutto in voi al giocatore, a giocare sempre e non più magari terminare a giocare dopo aver raggiunto il maestro prestigio come negli scorsi capitoli. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, ditemi nei commenti cosa ne pensate, per il mio permette davvero molto bene. Ricordo di mettere mi piace al video ovviamente se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se non siete iscritti, perché questo è davvero molto importante. Ci vediamo presto con il prossimo video, ciao!